Buonasera. C'è qualcuno? Siamo in anticipo. Vediamo se Guarda, dammi si un'occhiata invita di di tuo qua. hai col pomodoro. Aspetta, vediamo. Vabbè, esci, esci, non importa. Ecco, c'è qualcuno già, dai. Allora, ciao, buonasera, buonasera, buonasera a tutti. Anche Xavier stasera ci sta guardando. Ciao Xavier, buonasera Anna. Scusate, ma è la prima volta di sera che mi capita di dover fare la diretta. Vi ringrazio prima di tutto di essere qui con noi e di aver accettato il nostro invito. Stasera non era decisa la diretta a casa nostra, ma dai, non ci perdiamo d'animo. Stasera vi preparo delle cose da poter portare anche a Ferragosto con noi, se vi va. E comunque sono cose molto, molto semplici che si possono mangiare soprattutto fredde, quindi che sono gradevoli anche fredde. E noi stasera, che volete, di sera è un pochino complicato perché ci sono i bambini in casa, quindi dove li mandiamo? Quindi sono fuori sul terrazzo. Quindi se sentite urlare i bambini, non vi spaventate perché comunque stanno giocando. Ciao Mirella! Ciao Marinella! Anche tu, se non altro ci intravediamo qua, dai! Chissà se c'è Veronica, Katia, Chiara, se ci siete! Ciao Gelsomina! Ciao Antonia! Buonasera da Milano. Ciao Anna. Dai, piano piano, state arrivando. Su, dai, che state arrivando. Allora, intanto vi dico un pochino cosa cuciniamo, così magari passiamo qualche attimo intanto che arriva un po' di gente. Allora, stasera vi preparo un bel. Come si chiama? Danubio salato, che comunque è fatto con l'impasto della pizza, quindi vi do un po' di dritte da poter realizzare con l'impasto della pizza, in modo che comunque riusciate a sfruttare al meglio l'impasto, anche se vi rimane, o comunque se volete fare delle cose da portare via, che non sia la solita pizza, le solite pizzette che alle volte sporcano perché perché c'è il sughetto, perché ci sono tutti gli aromi che ne mettiamo dentro. Allora, ciao a tutti, mi dicevo anche da Udine, da Sutrio. Gelsomina, sì, mi sta dicendo che forse Katia non riesce a collegarsi, vabbè, non importa, l'importante è che ci siete voi, che mi fate compagnia, che ci fate compagnia, che ci facciamo compagnia a vicenda. Leonora, buonasera, così almeno passiamo un po' di tempo insieme, cerco di essere breve, cerco di essere soprattutto di farvi vedere delle cose che magari non avete mai visto, eh? Quindi speriamo, poi magari le avete già viste e mi dite ciao Francesca. Allora, vi stavo dicendo, quindi un po' di cose diverse con l'impasto della pizza, e poi facciamo anche con un po' di riso ripieno, no, pomodori ripieni di riso, così da poter essere gustato anche freddo. E quindi portarlo via se vogliamo andare a fare una scampagnata, se vogliamo andare in giro. Poi degli involtini, faremo degli involtini con le melanzane e pomodori arrostiti, quindi arrostiremo i pomodori e le melanzane e peperoni. Che cosa ho detto io? Pomodori, scusatemi. L'emozione, l'emozione. Allora, ciao da Cosenza, ciao Francesca.
Allora, vi stavo dicendo, quindi prepareremo queste cose arrostite, quindi prepareremo i pomodori ripieni. Poi io ho preparato l'altra volta come si chiamano? Aspettate, come l'ho chiamato? I pitoni, quelli che sono ripieni della pizza con dentro il wurstel, in modo che così lo potete portare via e il wurstel rimane all'interno morbido e quindi non si asciuga anche se noi lo stiamo friggendo. Allora, Loredana, buonasera. Qua mi escono cose scritte che io non so cosa devo cliccare. Ok, lasciamo stare quello che c'è. Noi siamo così in diretta, va bene così. Ciao Cinzia, meno male ci sei, dai, non mi sento sola. Allora, del nostro gruppo parlo, perché ancora non ho visto alcuni. Ah, ecco Katia. Ciao Katia, ho visto che ci sei, non mi hai abbandonato neanche tu, meno male, dai, sono contenta. Allora, siamo a 37, io non so, sono le 9:05, non so se bisogna iniziare, oppure ciao, sì, Cinzia, ma che è? Dai, Rossella, buonasera. Allora, ditemi soltanto un ok se volete che partiamo e andiamo. Se si vede, se c'è linea, ditemi tutto, se mi vedete bene, se ci sono problemi di linea o di connessione. E se mi sentite, perché qui è tutto aperto perché fa caldissimo. Allora, ditemi allora, buonasera, buonasera a tutti. Vedi un attimo se ti dicono che fare e noi partiamo, perché tanto non cercheremo di essere brevi, brevi, ma fare delle cose buonissime. Ah, sapete cosa ho preparato oggi? Che con questo caldo qui da noi, al paese mio, non si fa. Ma io per voi le ho preparate. Sono le zeppole di patate, cioè sono le zeppole quelle, noi abbiamo fatto le zeppole di pane, quindi con la pasta del pane, ma le zeppole di patata. Poi vi farò vedere il video di come le ho impastate, perché sapete benissimo che vanno lievitate, quindi le ho dovute impastare prima. Quindi per me le ho dovute impastare prima. Quindi poi vi farò vedere il video di come si impastano, perché era la prima volta per me che facevo un impasto del genere, grazie alla mia mamma che mi ha fatto da supervisore, perché. Allora, ditemi che volete, facciamo, partiamo. Io non. Sono le 9:05, partiamo perché comunque chi c'è, chi non c'è arriverà, speriamo, dai. Allora, partiamo. Aspettate che giriamo la camera, così. Allora, sì, allora, prima di tutto, buonasera a tutti, grazie di essere venuti qui con noi in cucina, nella nostra cucina. devo alzare la voce? Ok. Allora, partiamo, c'è tutto sul gas, ma non c'è niente acceso perché è tutto spento. Solo, partiamo dalle cose che sono, e poi vi spiego un pochino dei coperchi, però partiamo con le cotture, se no poi non facciamo in tempo a farvi vedere tutto ben cotto. Allora, partiamo prima di tutto con questo qua, state che accendo la luce anche qua, che magari così si vede meglio. Qua abbiamo il nostro Danubio salato, che io l'ho preparato, l'ho impastato, l'ho fatto lievitare tutto, dentro c'è soltanto provola e salame, provola, salame calabrese, quindi bella. Bello croccante, piccante, piccante. Aspettate che questo per me è sempre un problema perché. Allora, fiamma alta finché si solleva la carota. Questo qui è lo Smart Dynamic, quindi noi lasciamo benissimo, lo smolliamo un pochino perché quando li laviamo li lasciamo sempre belli stretti stretti. Quindi con questo fiamma alta fin quando questa calottina arriverà qua sopra. Poi vi spiegherò tutto sulla calotta, su quello che andremo a la differenza tra lo Smart Dynamic e il classico. Poi facciamo subito in questa pentola, nella nostra bellissima vulcanica, prepareremo la grigliata di peperoni e melanzane. Le mettiamo subito a cuocere, ma non perché così ottimizziamo i tempi e vi posso poi spiegare. Allora, accendo anche qua il gas, vado, aspettate che prendo subito le melanzane e i peperoni. Allora, vado così. Sì, dai, ne metto solo due, tanto alla fine vi devo solo far vedere come vengono arrostite e qual è la mia idea di involtino. Poi prepariamo anche quest'altra cosa, che qui nella nostra fantastica perfetta ho già preparato due pomodori. Ops, ho visto la mia. Due pomodori ripieni con il riso. Naturalmente il riso io l'ho cotto dentro al baby, ho fatto un bicchiere di riso con all'interno soltanto il pomodoro che ho
tolto da dentro. Adesso vi faccio vedere perché ne ho uno qua. Stai lì tu che io vado avanti. Allora, ho tolto, guardate, tutto quello che c'è dentro al pomodoro e l'ho macinato con il mixer. Poi l'ho mischiato dentro risotto, ma a metà cottura, quindi non l'ho cotto completamente, con riso, un bicchiere di riso, mezzo di acqua, non completamente, perché comunque doveva arrivare solo a metà cottura, e un po' di sale e quel pomodoro che io ho tritato. E poi dopo che è cotto, quindi dopo che è arrivata a metà temperatura, di metà cottura, quindi dopo che è iniziato a bollire, perché l'ho fatto con il baby e il pentolino, l'ho lasciato andare per circa, ho spento il gas, ho amalgamato bene, ho aggiunto un po' di parmigiano e un po' di provola dentro per farla amalgamare bene. Poi ho riempito, come adesso vi faccio vedere, guardate che io qua questi fornellini da campeggio fanno un po' da un po' rumore. Aspettate che prendo un cucchiaio perché non. Aspettate, e ho fatto così. Allora, riempio il nostro riso così. Aspettate, prendo un pezzettino di provola, due cubetti di provola. Ok, metto dentro così. Vediamo bene, bene bene così, un po' di pan grattato e formaggio grattugiato che è qua, guardate, insieme, me lo metto sopra, così, ok? E poi lo copro con il suo coperchietto, lo metto all'interno della nostra bellissima pentola perfetta che vi ricordo sempre è in promozione, ancora dura la nostra fantastica promozione, insieme al coperchio quadrato air, che è questo qua. Ecco, copre perfettamente ed è fantastica. Adesso la metto sul gas. Allora, fiamma alta per qualche minuto, il tempo che si riscaldi la nostra pentola, e poi dopo, praticamente in tutto arriverà in 7 minuti di cottura. Aspettate, fiamma alta per 7 minuti. Poi abbassiamo la fiamma, vedete che io ho l'aiutante che mi suggerisce il suggeritore, perché appunto è una cosa che io, vi dico la verità, è la prima volta che faccio, quindi oggi vi faccio delle cose che non ho fatto, quindi 7 minuti fiamma alta, io aspettate che ho abbassato forse un po' troppo, ok, il pomodoro tirerà fuori un po' della sua acqua e poi aspettiamo altri circa 10 minuti, ma dipende tutto dalla nostra pentola, perché questa pentola è fantastica, quindi Veronica chiede di ripetere i tempi di cottura. Bravissima, brava Veronica che me l'hai detto, perché mi sono incasinata da sola. Allora, fiamma alta per circa 7 minuti, fiamma alta, però considerate sempre che questo qui è il fornello medio, non proprio piccolo, grandissimo, ecco, faccio vedere, ecco qua così. Allora, fiamma alta 7 minuti, poi al minimo per 10, ok? Così andiamo tranquilli. Adesso vi faccio vedere, aspettate, controlliamo solo un attimo, solo le nostre melanzane vanno tranquillamente. Allora, vi dicevo, quindi abbiamo preparato di là il nostro Danubio salato, diciamo che io l'ho fatto, l'ho impastato prima tipo pasta di pizza, l'ho riempito con il nostro pomodoro e provola e salsiccia nostra, questa calabrese, l'ho richiusi a sacchettino, purtroppo non vi posso far vedere come li ho assemblati perché li ho dovuti mettere a lievitare ancora dopo che li ho assemblati, quindi adesso l'ho cosparsi di sopra con un po' di uovo, solo il tuo rosso dell'uovo, e l'ho fatti col pennellino, l'ho passati con il pennellino sopra. Contiamo per favore 7 minuti perché sennò ci perdiamo. E naturalmente io qui la mia aiutante, mia sorella, che non si vede, non si sente, ma c'è lei che mi aiuta, perché altrimenti qua stasera andavo in panico perché non era programmata questa diretta. E quindi il nostro kit forno i nostri tempi di cottura del nostro kit forno sono in questi. Il tempo che si solleva la calotta, circa quindi 8-10 minuti massimo, dipende dal fornello, perché tutto dipende dal nostro fornellino. Qui siamo con il fornellino da campeggio, quindi i minuti possono variare. E noi contiamo altri 10 minuti, il tempo almeno che cominciamo a vederlo bello dorato dai lati soprattutto,
quando lo vediamo pendolato possiamo spegnere il gas, se è ben dorato naturalmente tutto fa, e l'occhio che c'è ceduto in questo, eh. Aspettate che controllo la, devo abbassare il fornellino per la per le nostre robe che si arrostiscono. Allora, ecco, avete visto? Guardate, i peperoni hanno tirato fuori un po' di acqua, vediamo, ancora non li lascio, visto? Stanno andando tranquillamente. In questi qua faremo i nostri involtini di prosciutto o tonno. Quindi vabbè, i tempi di cottura sono quelli, aspetteremo. Adesso vi parlo un pochino del nostro coperchio. Il nostro coperchio è un ottimizzatore di cottura, ci aiuta, aspetta che prendo solo un coperchio per far vedere. Il nostro coperchio è un ottimizzatore di cottura, ci aiuta a ottimizzare il tempo in cucina e a risparmiare tantissimo tempo, soprattutto quando noi prepariamo cose che andrebbero nel forno o comunque per sé, perché comunque noi prepariamo la pasta, prepariamo il sugo all'interno tutto insieme, quindi risparmiamo acqua, gas, corrente, eccetera. E il nostro ottimizzatore funziona in questo modo: ha questi valvoline qua, come si chiamano, i pomellini, i fori, noi li chiamiamo fori di Venturi, che comunque ci aiutano a quando la camera di calore si riempie, scusate ma qui c'è tantissimo movimento, i miei figli che vanno avanti e indietro e le porte che si aprono in continuo, quindi mi dovete scusare di questo, che si capisce che c'è un pochino di trambusto, dai, scusateci. Allora, il nostro coperchio, vi stavo dicendo, ha questi fori di Venturi che praticamente ci consentono all'interno della pentola, quando si riempie di calore ed è tanto, praticamente vengono risucchiati sopra il calore da questi fori e c'è un ricircolo dell'aria continuo, quindi la nostra cottura avviene a temperatura, sì, comunque idonea a fare le cotture, ma non vengono sollevate tante, non si solleva troppo la temperatura, non si alza troppo la temperatura e quindi tutto viene cotto senza alterare i sapori e quindi il gusto dei cibi. Allora, la nostra, aspettate, sono passati quasi 5 minuti per il nostro riso. Pina, però mi dovresti aprire la porta perché sennò io qua dentro muoio. Ci sono i bambini fuori che fanno rumore, mi hanno chiuso la porta, ma qui si muore di caldo perché è tutto chiuso, scusateci. Allora, quindi vi dicevo, ottimizziamo il nostro tempo. Noi possiamo friggere con il nostro coperchio, naturalmente friggiamo con questo tipo di coperchio, quindi senza considerare lo Smart Dynamic. Lo Smart Dynamic è una molla a memoria, titanio a memoria, che praticamente si solleva nel momento in cui la nostra temperatura all'interno della pentola è arrivata a temperatura. Quindi noi praticamente quando arriva a temperatura, noi diciamo che quando si solleva completamente, diciamo ecco, è arrivata a temperatura, cosa dobbiamo fare, cosa stiamo cucinando. Nel caso del ciambellone sappiamo che del nostro rotolo, come si chiama, rotolo, ciambellone, oppure scusatemi, rotolo no, non si può dire, del nostro Danubio o del nostro ciambellone o di qualunque cosa stiamo cucinando. Noi contiamo sempre 10 minuti, poi verifichiamo se facciamo un dolce con uno stecchino oppure guardiamo con i nostri occhi per vedere cosa stiamo cucinando. Allora, sono passati 7 minuti lì dalla più o meno, quindi abbasso al minimo la fiamma perché comunque sento anche un po' di rumorino. Apriamo, vediamo cosa sta succedendo. Niente, ecco, si è solo riempita di calore, la nostra perfetta è fantastica, è perfetta proprio di detto e di fatto. Considerate che l'altra volta io ho fatto le fritture qua dentro, ho cucinato prima il riso e poi ho fatto la frittura. E oggi la frittura invece la farò in una padellina normale perché voglio prepararvi delle frittelle, siccome mi manca la zucchina, perché avevo detto a mio papà me la porti una zucchina e non l'ha trovata perché se l'è dimenticata, vi preparo le frittelle di patata. Io forse le melanzane sono pronte, quindi le metto dentro un piatto, scusatemi un attimo che vado, aspetta, ecco qua, scusate ma qui bisogna... Aspettate, vediamo. Sì, le nostre melanzane vanno bene, che dite? Ops. Ecco, guardate cosa c'è. Vedete? Vi piacciono? Allora facciamo così, le nostre melanzane le tiriamo fuori e il nostro peperone lo giriamo magari, così vediamo cosa... Che va benissimo, se guardate bene è già mezzo spellato, visto? Allora lo lasciamo lì un attimo e lasciamo raffreddare giusto 2 minuti la nostra melanzana. Adesso vi volevo far vedere, ecco qua, guardate, vi preparo subito come preparo io le zucchine, le frittelle di patata. Scusate ma stasera quando parlo proprio
Allora, preparo come se fossero, fate finta che siano le zucchine, la stessa identica cosa. Qui facciamo la patata, oggi ho fatto l'esperimento a casa però, perché non avrei rischiato di fare una cosa del genere senza averla assaggiato prima. Allora, non la faccio neanche tutta perché tanto non serve. Allora, mi preparo intanto un bicchiere d'acqua, che più o meno è quello che serve. Allora, mettiamo, aspettate che mi metto, diciamo che sono incasinata stasera, faccio così, metto subito la farina, così, io vado a occhio, il sale, aspettate che l'ho perso, le metto anche più perché le patate non hanno proprio, non le avevo messe sotto sale, e metto l'acqua e vado in base a quanto me ne chiede. Se ci sono domande, Angelica, tu dimmi, Naturalmente il composto deve essere bello che si sente la patata come la zucchina, ma al tempo stesso comunque è bello compatto, cioè non proprio liquido, deve essere bello, adesso lo vedete, cremoso. C'è qualcuno che mi sta rimproverando di qualcosa? Perfette, buone, spettacolo. Meno male, sono contenta, se mi dite così sono contenta. Che brava Giovanna, sei dolcissima. Grazie, grazie, veramente siete dei tesori. Aspettate che mi sono persa il mio canovaccio. Eccolo, eccolo qua. Allora, la mia frittura, vi preparo già un pochino di cose, così almeno andiamo, ci portiamo avanti. La mia frittura la preparo in una padella classica, una padella proprio semplice, perché la padella, cioè le mie frittelle le devo fare per forza in padella. Metto un po' di olio in più, perché quello che mi vado a preparare dopo serve l'olio, quindi deve essere olio abbondante. Va bene, ok, dai, lascio questo, non importa. Allora, vi faccio subito la frittura. Allora, metto, intanto che mi preparo le cose per scolare, accendo il gas. Ma giusto il tempo, guardate voi il tempo che io vado, prendo il mestolo, scusate che prendo, dov'è il mio mestolo? Scusate, mi sono perso il mestolo, eccolo, trovato. Volete vedere il Danubio intanto? Guardate qua, così poi vi spiego la questione della valvola. Guardate la calotta, ecco, guardate che si sta sollevando, non è completamente sollevata, fino a quando non si solleva completamente io non dovrei aprire il coperchio, però siccome qua facciamo l'eccezione alla regola, guardate il mio Danubio che sta andando tranquillamente. Ti sei bruciata? No. Sta andando bene. Ok, il mio peperone mi sa che è pronto anche, perché comunque deve essere, lo lasciamo qualche secondo ancora perché tanto di sotto aspettiamo. E qui allora stiamo andando, ok, allora il gas l'ho acceso e vado con la frittura. Messo il gas, vado, guardate, avete visto un attimo? Allora, faccio subito una frittella. Guardate che qua ho fatto male. Devo mettere un pochino più di acqua. Aspettate, io mi giusto subito. Vedete che non è che subito in un minuto frigge. Ci vuole, si riscalda, sì, ma non... Dai, rimproveratemi che non sto friggendo bene, dai. Perché di fretta, diciamo che non si toccano i mestoli, non deve toccare l'olio, tutto quanto. Facciamo così. Ecco qua. Ok, quindi questo è pronto. Qui copriamo e alziamo la fiamma. La fiamma della frittura deve essere bella alta sempre. Allora, lo Smart Dynamic è composto da questa molla in memoria al titanio, che praticamente consente, appunto, come vi dicevo prima, appena si arriva a temperatura il nostro contenitore, quindi la nostra pentola, il nostro, quello che noi stiamo cucinando, questa valvola si solleva, questa molla si solleva completamente e quindi ci dice che è arrivata a temperatura. E i nostri tempi di cottura variano da quello che noi stiamo cucinando. Nella frittura, invece, questo è noi, aspettate, scusatemi, non ho finito il concetto. Nel momento in cui noi stiamo cucinando il riso, noi stiamo cucinando la pasta, noi stiamo cucinando anche il fatto del ciambellone, del Danubio in questo caso, noi possiamo tranquillamente
spegnere la fiamma per farlo dorare e continuare ancora la cottura, non solo dorare ma anche continuare la cottura. Quindi per esempio il riso noi lasciamo altri, possiamo spegnere a metà cottura, tipo 6 minuti da quando inizia a bollire, e poi spegniamo, e quegli altri 10 minuti di cottura sono a fiamma spenta. Qui la stessa cosa del Danubio, quindi noi faremo adesso, controlliamo quando passano i 10 minuti da quando si solleva la calotta, adesso si è sollevata completamente e quindi possiamo tranquillamente spegnere il gas e far andare in autocottura per far dorare e continuare la cottura. Qui la nostra frittura sta andando, intanto vi faccio vedere il peperone, prima di tutto l'ha spento già mia sorella, eccomi, adesso lo tolgo e lo metto qua per farvi vedere come faccio il voltino, che sono comunque, venite, vieni con me, li tolgo, per fare il giro della di peppa. Allora, aspettate un attimo, ecco perché io non ho utilizzato, ok, naturalmente ho spento già il gas, ok, poi lascio stare così, tanto si raffredderà. Allora, il nostro involtino io lo posso fare, questo qui ormai è freddo, quindi non ho problemi, posso farlo con prosciutto e tonno, quindi prendiamo tipo un po' di prosciutto, un po' di tonno, vedete il tonno intero così, lo avvolgo in questo modo e metto uno stuzzicadenti, ecco ed è pronto. Uguale l'altro, posso farlo anche solo con prosciutto oppure di nuovo prosciutto e tonno, perché comunque i pomodori adesso li spengo, scusate, perché spegnili per favore, perché sennò quasi si cucinano, sono passati i tempi. Eccoli, il nostro involtino, aspettate che sia aperto, ho messo troppo tonno. Ok, così il nostro peperone, quindi ha spento, volete vederlo? Riso, eccolo, adesso lo lasciamo così spento i tempi, aspettate che asciughi il coperchio di sopra. Ah, oh no, non c'era neanche condensa, guardate, neanche un po' di condensa. Vado, allora il peperone, guardate, adesso lo tolgo, tanto lo metto da questo lato di qua, lo spello. Ci sono domande? Ci sono, non gli interessa a nessuno quello che sto facendo? Solo complimenti. Ah, meno male, dai, almeno su questo, evviva! Allora, mettiamo provola, prosciutto e provola, magari, che dite? Allora, io vado così, dai, se non vi piace mi direte che ho sbagliato. Ho sbagliato a fare questo tipo di involtino. Ok. Ma freddo, credetemi che sarà buonissimo, perché dovete sapere che io lo provo prima, perché altrimenti ho paura. E se poi non viene bene, voi che cosa mi dite? Giovanna, l'ho rifatti e non sono venuti buoni come hai detto tu. Guardate come si spella bene. Visto? Ci è voluto proprio niente, ragazzi, eh? Poi le nostre vulcaniche, le nostre perfette, sono meravigliose. Perché a posto, qua è tutto spellato, guardate, pulisco qua. Di nuovo, prosciutto. Stavolta abbondo, dai, questo no. Ormai che l'ho tagliato, uno stuzzicadenti e via, eccoli pronti. Vi piacciono? Diteci se vi piacciono. Io le mie, aspettate, che ho messo il coso di lento, ecco, le mie cristelle. Aspetta, qui l'ho lasciato, aspetta un attimo perché le devo girare. Sapete cosa ho fatto? Perché le ho messe tutte insieme, eccole, dai. Ho spento il gas, Vi metto sempre il coperchio qui davanti perché non si sa mai, l'olio non arriva mai a temperatura di fumo, non supera 97 gradi, quindi se dovesse schizzare a
assolutamente non brucia, però giustamente meglio non rischiare, perché comunque non si sa mai, c'era vicino mio nipote, non vorrei rischiare di fare qualche schizzo. Ok, qui la lasciamo andare tranquilla. Adesso vi faccio vedere una cosa. Queste qua sono le zeppole di patata. Ok, queste qua si fanno con le mani, perché per farle... Allora, scusate, vi faccio vedere il mio... Allora, avevo detto 10 minuti, guardate, è già super stracotto. Quindi adesso lo spengo, non so se si vede. Io lo spengo, lo lascio in autocottura per 10 minuti, ma sono passati davvero molto, molto meno di 10 minuti da quando si è sollevata la valvola. Quindi qui sta andando la frittura, l'ho acceso il gas, sì? Adesso vi tolgo le frittelle e adesso vi faccio vedere queste qua. Queste qua sono di patate, guardate come sono morbide. Queste qua mi devo aiutare assolutamente con l'acqua per poterle fare, perché altrimenti non si possono lavorare. Ok? Ok. Aspettate solo un attimo che mi aiuto. Aspettate, datemi il tempo. C'è qualche domanda, qualche cosa? Non mi dicono niente. Che bontà, bravissima, stupendi gli involtini. Meno male, dai. Che idea gustosa. Domani li faccio, saranno buonissimi. Brava, sono contenta. Così almeno. Ok. Allora, le mie frittelle io le spengo e le tolgo subito. Aspettate con la mia. Eccola. Si mette nel lavandino, non fa mai di tutto e di più. Senta, Aspettate. È quasi quasi che stavo per bruciare, ragazzi, Allora, con le zucchine lo stesso, se voi le fate a julienne, vi faccio vedere una cosa appena si scola un pochino il tutto. Adesso vi faccio vedere, io scopro il... Ok? Adesso osservate, perché questa è una cosa diversa da fare. Allora, mi devo bagnare le mani, fare così, fare una pallina, questo è un lavoro velocissimo che si deve fare, tanto l'olio sta friggendo, ma è spento il gas, non vi preoccupate se non vengono proprio le mani, bisogna sempre bagnarle. Queste qua da noi si fanno a Natale, ma io per il vostro gusto di vedere questa fantastica cosa, ho preferito farle, guardate, veramente ho bollito le patate con il nostro fantastico ottimizzatore. Adesso vi faccio vedere come vengono perfette. La metto l'ultima, che dici? Aspettate, Tanto guardate, fuori non esce nessun odore. Ecco, la metto qua. Ops, si è girato. Adesso copro col coperchio. Ups, scusate, ho sbagliato coperchio. Eccoci, vado, accendo il gas. Fiamma alta e faccio andare. Considerate che io a casa ho cotto non so quanti chili di patate erano, perché vi direi una bugia, perché adesso non vado a tempi di quantità, vado ad occhio, vado a cuore, come dice una nostra collega, ha detto l'altro giorno che si va a cuore. Adesso vi faccio vedere, questa qui è la pasta della pizza, diciamo, va? Pasta di pane. Allora, si filla, ma proprio, forse ho abbassato troppo. Allora, si fila fina. Mia madre, gli vengono buonissime. Oggi vi dico che ho provato questo esperimento per voi, solo per voi, perché ho pensato che dovevate vedere qualcosa. Adesso faccio anche il fitone con lo stesso impasto. Sono buoni da mangiare, per esempio, con l'affettato, ma anche l'altro giorno che vi ho fatto quelli là che si chiamavano gli scugnizzi, no? Scugnizzi si chiamavano. Diciamo che l'impasto un pochino è quello, però è pane, farina, farina, sale, acqua e lievito, quindi con proprio l'impasto della pizza, dai, diciamo così, e del pane. Io nella pizza ci metto anche l'olio. Le ricette verranno scritte sì, dopo? Sì, dopo, tutto dopo. O domani? Si fa così. Queste qua da noi si fanno, aspettate che se le vede mia madre, mamma mia, che mi dice che le faccio troppo grosse. Vanno così. Queste qui da noi si chiamano le zeppole. Zeppole, come dice mia mamma, trombe. Giovanna, alla fine il dolce ce l'è
No, no. Chi è? Chi è Antonia? Antonia, niente dolci, perché Veronica mi frega sempre, mi dice sempre di fare la diretta quando senza dolci. Bene, adesso mi metto io da sola a fare i dolci, vi faccio le dirette senza che nessuno mi dica di farle, così almeno faccio contenti quelli che vogliono vedere i dolci. Allora, ne preparo solo due, perché vi voglio far vedere anche il pitone. Io ho girato, guardate, scusate, le ho girate mie sorelle perché stavo filando. Guardate come sono belle, dorate, buonissime. Buonissime, lo dico io, perché io già le ho mangiate. Perché queste qua, purtroppo, hanno un piccolo difetto. Quando, aspettate che prendo il pigmento. Hanno un piccolo difetto, nel momento in cui sono lievite, bisogna subito filarle, così come ho fatto io con l'acqua, e metterle subito in pentola. Allora, vi faccio vedere i pitoni. L'altro giorno l'ho fatto e alcuni di voi mi hanno detto che comunque era una carina idea. Allora, prendo così, metto il giusto e vado chiuso, vado così. Questi due li facciamo insieme, ok? Li friggiamo tutti e due nella stessa, se ci entrano. Mi sa che forse ho preso la padellina un po' piccola. Che dite, è carino? Adesso vediamo come vanno la nostra cottura, se va bene. Sì, che troppo si bruciano, ragazzi, perché questi sono, devono essere belli dorati, eh? Non è che perché la patata dentro si deve cuocere, comunque è fatta con la farina. Vi farò vedere il video di come li ho impastati, perché a dirlo a voce, ragazzi, è un pochino complicato. Adesso metto subito, poi dopo le faccio scolare, vi faccio vedere dentro il contenuto, vi faccio vedere subito questi. Tanto il gas è spento. Uno, ops, l'ho girata, mannaggia. E due, metto anche i due pitoni. Vado, accendo il gas. Ops, ho fatto gocciolare l'olio. Ok, questo lo metto di là e vi fa vedere come sono venuti. Qua andiamo così e intanto cominciamo a sfornare qualcosina, quindi il nostro Danubio. Ragazzi, sono passati ancora 35 minuti, perché vabbè, 5, ma sono le 35 e abbiamo già preparato il nostro Danubio, perché adesso ve lo metterò qui sul tavolo. Abbiamo fatto una bellissima frittura e abbiamo preparato gli involtini e adesso friggo quest'altra cosa, che vi faccio vedere il riso. Adesso mettiamo via prima di tutto il nostro Danubio. Solo un attimo che prendo un piatto, così faccio e va bene questo, se no devo prendere quello più grande, che per il momento non mi ricordo dov'è. Guardate, ecco, si è sentito che è caduto il come si chiama, il mattarello? Tanto non mi sente più, quindi al momento non importa. Allora, il nostro Danubio, bellissimo, fantastichissimo, vieni a vederlo se vuoi. Guardate che bello, vi piace? Adesso faccio così, Ops! Oh. Aspettate, ho fatto un po' di danni. Vedete, mi scappa? No, dai, che non mi scappa. Eccolo qua. Aspettate che vi faccio vedere dentro. Secondo uno se lo può prendere, così vedete. Li stacchiamo. Questi sono dei piccoli panini. Vi faccio vedere di dentro, ma adesso scottano da morire. No, aspettiamo un minuto. Che dite, aspettiamo? Aspettate che giro. Oh, la frittura. La devo controllare. Aspettatemi. Si è aperto il mio pitone. E la mia zeppola, vi dico che la mia mamma non sono venuti così, perché erano filati dentro una pentolona enorme per poterli. Accendiamo di nuovo il gas, perché l'ho messo basso. Ok, questo è il nostro riso, lo metto qua, dai. Come? Sì, aspettate un attimo, faccio così. Una bella spatolina, vediamo se riesco a prenderlo.
Allora, aspettate che mi devo aiutare, eh. Guardate. Naturalmente adesso io lo tolgo da dentro la pentola e quindi si può rompere. Perché è normale. La mia frittura va bene, quindi lo apro dopo. Taglio così, a metà, come volete. Così, guardate. Guardate. Naturalmente poi freddo, se lo volete portare in montagna o comunque dove andate, rimarrà tutto intero, bello sodo, e quindi tutto il pomodoro rimarrà come se fosse... tipo che mangiate anche il contorno, dai. Adesso tocco le nostre zeppole. Guardate il nostro pitone. Naturalmente dovete considerare anche un piccolo dettaglio. Qui ho spento il gas, che la nostra, il nostro impasto... Io l'ho fatto, cioè non l'avevo preparato prima, l'ho dovuto rompere la lievitazione e tutto, e quindi di conseguenza si è un pochino, non è perfetta come, per come l'ho filata. Adesso la faccio vedere tutta insieme, questa bellissima frittura, il nostro riso. Che cosa ci mancava? Le frittelle sono lì, i nostri involtini sono questi. Ah, eccoli, scusate. Naturalmente un po' un filo d'olio qua sopra ai nostri involtini, o anche un pizzico di sale se vi piace di più, per gustarli meglio. Ci stiamo dimenticando qualcosa? Ditemi. Vedi se qualcuno fa qualche domanda, se ho dimenticato qualcosa di quello che... spettacolo, i pomodori. Bello, vi piace? Adesso vi faccio vedere anche questo qua come bello di dentro, Aspettate, perché questo devo prendere... un coltello, ecco qua, guardate. Otta. Guardate, bello, succoso soprattutto perché la provola e il salame fa venire l'angolino, è proprio una gola in l'angolino buonissimo. Questo qui invece è il nostro pitone, guardate. Aspettate che scotta. Aspettate, scotta tantissimo. Guardate, è uno spettacolo, credetemi, il gusto è fantastico. E poi adesso le nostre zeppole, guardate. Questa è buona. La volete assaggiare? Faccio io per voi? Buone. Buone davvero. Allora, se voi volete tranquillamente tutte queste cose che noi abbiamo fatto sono facili, sono veloci, come avete visto, in mezz'ora abbiamo preparato tutte queste bellissime fritture. L'unica cosa sta nel fatto che dovete sempre impastare prima, per esempio il fatto della pizza. Però ecco, i pitoni li potete fare tranquillamente prima, e il nostro wurstel rimane bello morbido dentro e quindi rimane umido la nostra pasta della pizza, diciamo. Le nostre zeppole queste... qui da noi a Capistrano, a tutta la nostra zona, comunque lo sanno tutti, sono fantastici perché voi li potete sostituire al pane e quindi con gli affettati, col salame, con l'anduglia, con quello che volete, con la Nutella, mi dice, giustamente, ma diciamo che possiamo anche farne a meno della Nutella in questo caso, perché quando andiamo in campagna a fare le scampagnate in montagna si va con tutto di più, si possono accompagnare con i peperoni, con le melanzane grigliate, con i peperoni grigliati, con tutto quello che volete, credetemi che sono buonissime. Poi le nostre frittelle di patata, io l'ho fatta oggi, ve l'ho detto, sembrano così così, ma invece dentro hanno un gusto spettacolare, perché le patate si sentono, perché io le ho fatte a crude, quindi non è che le ho messe salate prima, quindi si sono un po', hanno tolto un po' di quel loro gusto, è rimasto tutto intatto. La stessa cosa potete fare con la zucchina, la fate a julienne e tritandolo in quel modo
immaginandolo, diciamo, grattandolo in quel modo, Julienne, vi rimane un gusto tutto cremoso all'interno della nostra frittella, tutto veramente delizioso, almeno per me. Oggi ho pensato di fare delle cose un pochino diverse rispetto a quello che facciamo di solito, perché comunque le nostre frittelle, magari, non lo so, i fiori di zucchero li abbiamo tante volte fatte, il Danubio dolce l'abbiamo fatto anche nel periodo di Pasqua, ho fatto il Danubio dolce, quindi con la Nutella o comunque con la cioccolata. Ma anche in questi casi, in questi tempi che comunque noi vogliamo andare in montagna, io ho utilizzato lo stampo del ciambellone, ma se voi aveste utilizzato lo stampo, quello della torta, tranquillamente lo riempivate dentro, si lievitava e poi si cucinava al tempo stesso. Non so se ci sono domande, se no io avrei finito la mia diretta, la nostra diretta, grazie ad Angelica che mi ha fatto da come si dice, da cameraman, così si dice, così, da regista, cameraman, come vogliamo dire, e mia sorella che comunque mi ha aiutato, perché altrimenti veramente sarebbe stato un po' difficile riuscire a fare tutto e non farvi rimanere troppo tempo davanti al video. Grazie mille, non so se ci sono domande, se no altrimenti salutiamo. Tanti complimenti. Grazie mille, grazie a voi di essere stati qui con noi e alla prossima, spero presto con tanti dolci, Antonia.